Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzaku e in questo video parliamo di Bologna-Milan. Oh, la partita si è appena conclusa, il Milan ha vinto 2-0 e abbiamo visto una partita direi abbastanza divertente, un primo tempo pieno di azioni da una parte e dall'altra. Nel secondo tempo abbiamo visto il Milan subire un po' di più rispetto al Bologna, e il Bologna che fino alla fine ha cercato almeno di riaprire la gara, ma non ci è riuscito. Prima di iniziare a parlare nel dettaglio della gara, vi ricordo di iscrivervi se volete, lasciate un like, attivate la campanella e seguiteci su Instagram. Lo troverete i link in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Perfetto. Un Milan che dalla difesa in su ha dei volti nuovi, come si può ben vedere. Oggi c'è stato l'esordio di Loftus-Cheek, di Reinders, di Pulisic, e hanno riconfermato la difesa classica dell'anno scorso. Vabbè, non classica, quella l'abbiamo vista nella seconda metà del campionato con Ciao. E il numero 10, che quest'anno è Rafa Leao con Giroud, che ricomincia anche a segnare. Primo tempo dove parte subito fortissimo il Bologna, vabbè, con una fiammata nella prima azione di Lico Yannis che distrugge la traversa. Fortunatamente per i tifosi del Milan non è entrata. E subito dopo questo inizio un po' così a fulmine a ciel sereno, il Milan piano piano ha iniziato a palleggiare, ha iniziato a trovare gli spazi, e lì sono scesi in cattedra i nuovi acquisti, perché Loftus-Cheek ha fatto una partita solida, una partita dove si è vista tutta la sua esperienza. Comunque, non sembrava una partita di esordio. Stessa cosa si può dire anche di Reinders, che abbiamo anche fatto uscire un video analisi su Reinders, se volete andatela a recuperare. E ha mostrato tutto il suo talento, la sua personalità. Ha fatto tantissimi inserimenti, un giocatore che è dinamico, tecnico, un giocatore che già ha conquistato i cuori sia dei tifosi milanisti che non. E migliore in campo, secondo me, Pulisic, che oltre al gol, bellissimo secondo gol, ma ci arriviamo, nasce da lui pure il lancio per Reinders, che poi fa assist per Giroud nel primo gol. Pulisic non lo scopriamo oggi, almeno io. Poi fatemi sapere nei commenti se anche voi sapevate che Pulisic molto probabilmente sarà il giocatore più determinante insieme a Leao nel Milan di quest'anno, io ne sono certo. Ed è iniziata la sua stagione nel miglior modo possibile. Personalità, tanta gamba, voglia di dimostrare, perché Pulisic ha avuto una carriera dove da giovane talento è subito esploso, acquistato in Premier League tanti soldi, ha fatto bene, addirittura ha vinto col Chelsea, poi tra gli infortuni ed altro ha perso tutta la sua considerazione che si era guadagnato, e adesso voglia di rivalsa si vede nei suoi occhi, nelle giocate che prova. Mi piace il fatto che l'hanno fatto giocare Pioli. L'ha fatto giocare come esterno destro. Diciamo che giocando da quel lato lui non può venire in mezzo al campo con il suo piede preferito, il destro, e quindi non può tirare a giro come preferisce fare. Però comunque gli ha deciso di far interpretare questa posizione a Pulisic quasi come un esterno che viene a giocare da trequartista. Anzi, molto spesso l'abbiamo visto pure arrivare dalle parti di Leao, e questa cosa è interessante perché lasciando il vuoto da quella parte ti rendi pericoloso in modo quasi imprevedibile.
E Pulisic è stato bravo perché grazie a questa versatilità ha trovato non solo lo spazio di mettere in difficoltà comunque un Bologna che era sistemato, ma ha pure trovato il gol perché ha tirato per vie centrali una saetta che ha distrutto la porta. Gol bellissimo. Un Bologna che dal mio punto di vista ne esce sì con una sconfitta, ma tutto sommato io ho visto un Bologna che ha le idee chiare, cioè vuole continuare sulla stessa lunghezza d'onda dell'anno scorso, quindi vuole fare un calcio fatto di possesso palla, di attesa, di dominio, di aggressione alta quando c'è la possibilità. Sono bravi anche ad aspettare l'avversario e a subirlo. Il problema è che si è ritrovato davanti un Milan che è stato bravo a sfruttare le occasioni che gli sono capitate, e il Bologna invece no, perché anche il Bologna ha avuto parecchie chance di addirittura passare in vantaggio, di recuperare il risultato, ma hanno sbagliato più e più volte, sia Zirkzee sia Ndoye. Ndoye è stato un giocatore che si è messo in mostra, ha fatto anche abbastanza confusione, non è tutto oro quello che ha mostrato stasera, però come esordio e fai una prestazione del genere significa che tu hai carattere, hai carisma, hai personalità, e questi giocatori così a me piacciono. Nel secondo tempo io ho visto un Bologna pure con qualche novità. Vabbè, a parte che sono entrati dei cambi che sono nuovi, volti nuovi, tipo Corazza, Urbanski, che questo giovane talento polacco molto interessante, l'attaccante Van Hooijdonk, che comunque si è messo in mostra per poco tempo, però io vedo che Thiago Motta ha intenzione di costruire il Bologna su questi quattro acquisti che ha messo nel questi quattro giocatori che ha messo nel secondo tempo, vabbè, compreso Orsolini, che lo conosciamo già, perché comunque il Bologna, perdendo Arnautovic, deve trovare un'alternativa. È vero che Thiago Motta non lo utilizzava, però Zirkzee è interessante, solo che non può prendersi da solo, non ha ancora quelle spalle larghe per prendersi da solo l'attacco del Bologna. Ritornando al Milan, il Milan quindi parte bene con questa vittoria di 3 punti. Ho visto un Leao che forse è un po' stanco per i carichi di lavoro, con le gambe pesanti, più che un problema fisico, secondo me ha avuto un atteggiamento non da lui. Diciamo che abbiamo visto stasera la versione di Leao di quando non ha tanta voglia di incidere proprio personalmente, ha quasi lasciato agli altri questo privilegio. Lui ha fatto un lavoro un po' più sporco, ha tirato a sé anche, ovviamente sei Leao, quindi ha tirato a sé anche l'attenzione dei giocatori del Bologna, ha lasciato praticamente che gli altri facessero la differenza. Solo alla fine ha fatto un'azione da Leao bellissima, dove lui parte, fa la finta sua classica, se la porta sul mancino, ma prende il palo. Un Leao che comunque deve ancora ingranare. Il Milan sinceramente mi ha lasciato proprio delle belle sensazioni. Ho rivisto non il Milan dell'anno scorso, ma il Milan che vinse lo scudetto 2 anni fa, non come forza in campo perché siamo solo all'inizio, sarebbe praticamente dal mio punto di vista inutile e anche stupido già decidere e decretare se questo Milan è più forte o meno. Però ho visto nel modo di volersi imporre quel Milan lì,
che avevamo visto pure all'inizio dell'anno scorso, solo che a un certo punto Pioli, siccome la difesa subiva troppo, ha cercato dei metodi alternativi e il risultato è stato che purtroppo a livello offensivo avevano perso qualcosa, soprattutto contro le squadre un po' più chiuse, e a livello difensivo però ne avevano guadagnato. Vedo di nuovo un Milan che vuole ricominciare a dare più importanza alla fase offensiva che a quella difensiva, anche perché in fase difensiva non sono stati impeccabili, merito anche del Bologna. Però anche il fatto che comunque avendo più giocatori su cui far fiducia, perché Pioli per me il grande errore dell'anno scorso l'ha fatto proprio nella gestione della rosa, che ha scelto i suoi 11 titolari e ha praticamente ignorato tutti gli altri. Adesso sembrerebbe aver cambiato modus operandi e sia tornato al Pioli dell'anno dello scudetto del Milan. I milanisti magari se lo ricorderanno, ma quel Pioli dello scudetto del Milan di 2 anni fa non aveva praticamente nessun problema a cambiare giocatori a partita in corso. Ha provato un sacco di formazioni differenti, e la forza di quel Milan è il fatto che, ecco, aveva tanti giocatori che potevano fare la differenza. L'anno scorso aveva perso questa qualità, secondo me anche il coraggio, forse perché con il fatto che da campioni d'Italia tu vuoi dimostrare paura di sperimentare. E quest'anno invece vedo che, secondo me, anche dalle sue parole, il fatto che lui vuole 22 giocatori titolari, significa che adesso vorrà dare molta più rotazione, molta più fiducia all'intera rosa. Vabbè, tutto sommato, quindi è stata una partita godibile. Due squadre che se ne sono date. Fa molto caldo, mi sembra di aver capito, perché i giocatori quasi boccheggiavano. Quindi non riusciamo ancora a vedere quei ritmi che magari vedremo tra qualche mese, però tutto sommato, come inizio, diciamo che è stata una prima giornata di Serie A abbastanza interessante. Beh, ragazzi, quindi questo video io potrei anche farlo finire qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo Milan e anche del Bologna. Secondo voi il Milan può giocarsela per lo scudetto, può giocarsela per la zona Champions League, come lo vedete in classifica? Per il momento possiamo dire che tutte le big hanno vinto, vabbè, tranne le due romane. Ed è un inizio che, pronti via, ci fa capire che forse quest'anno vedremo una Serie A dove avranno molta più importanza gli scontri diretti. Anche sì, comunque sia, ma non, la prima giornata di campionato ti può dare delle idee in più, ma è troppo presto, ragazzi, per arrivare a delle conclusioni, almeno dal mio punto di vista. Poi, se vogliamo fare gli indovini, io posso anche accettarlo, fatemelo sapere nei commenti, però io sono più per... Io do molta più importanza a quello che mi dice il campo piuttosto che a quello che mi dice la carta e le idee, molto, le previsioni. Invece molte persone sono molto appassionate di previsioni. È un giochino a cui posso partecipare, ma il campo parla chiaro e io aspetto quello per giudicare. Vale per tutte le squadre, dalla prima all'ultima. Ragazzi, quindi ci vediamo in un prossimo video. È stato un video interessante dove ho intenzione di portare da adesso in poi tutti i post partita di anche altre squadre, sperando che ci siano delle partite divertenti. Se
da vedere in futuro. Niente, ci vediamo in un prossimo video, ragazzi.